Fondata nel 1905 e da allora così radicata nel territorio della Spezia da prendere addirittura il nome del quartiere che ne ospita i Capannoni. Otto Melara. Nata come Vickers Terni ed oggi Leonardo, la storia e gli archivi di questa azienda tra le principali nel mondo nel campo della difesa sono stati i protagonisti della seconda giornata FAI d'autunno alla Spezia. Siamo venuti qui alla Leonardo perché oggi per la prima volta la Leonardo apre le porte alla città e apre le porte al FAI, tra l'altro essendo sponsor del FAI, e apre le porte soprattutto ai giovani che questa volta, anziché nelle vesti di apprendisti ciceroni, sono qui nelle vesti di apprendisti per apprendere che cos'è il mondo di una grande industria che ha dato veramente un'impronta alla nostra città. Il patrimonio storico dell'Otomelarra, storie non solo di tecnologia e documenti, ma anche di persone. È curato da alcuni anni dall'Associazione Museo della Melara. La vecchia struttura dell'ingresso della fabbrica è stata trasformata in museo, dove sono visibili registri, disegni e video. Con un'area esterna che espone 16 mezzi: dagli storici primi cannoni che difesero il Piave ai carri della Seconda Guerra Mondiale, dai trattori prodotti negli anni 60 fino ai mezzi sperimentali degli anni 90. Il Museo della Melara, il museo storico che raccoglie i reperti dell'Otto Melara dal 1905, si è aperto alla città oggi. Come mai questa scelta? Allora, eh, Fondazione Leonardo è membership del FAI e quindi ci ha dato la possibilità di eh, fare questo accordo col FAI per aprire il nostro spazio. È la prima volta che apriamo lo spazio completamente anche nella parte espositiva perché il centro di documentazione era già stato inaugurato. Però la parte espositiva, quindi con l'esposizione dei mezzi, la passeggiata nella storia che facciamo eh, fuori non, eh, non aveva ancora vissuto un'inaugurazione. Quindi eh, per noi è molto importante che questa giornata venga sancita con, con il FAI, proprio perché l'azienda che rappresenta è un'azienda radicata nel territorio. Che nella città della Spezia dal 1905, per cui è veramente eh, importante per noi questa giornata. Sicuramente daremo la possibilità poi di consultare questo spazio e di visitare questo spazio anche a tutta la cittadinanza e quindi eh, metteremo poi a disposizione delle giornate o, e delle aperture straordinarie per far vedere questo luogo.